euch den Etappensieger von Verbier präsentieren zu können. Unser Kolumbier hat 2011 die Tour de l'Avenir gewonnen und dieses Jahr die sechste Etappe der Kalifornien-Rundfahrt, die ebenfalls mit einer Bergankunft endete. Ho detto ai giornalisti che tre anni fa ha vinto il Tour de l'Avenir e questo anno la sesta tappa del Giro di California, finale anche in salita. E poi anche lì hai attaccato a 3 chilometri quasi del traguardo. Allora, aussi au Tour de Californie, quand il a gagné cette étape, c'était avec une attaque à peut-être 3 km de l'arrivée, similaire comme ici à Verbier. Vero? Sì. E la situazione era la stessa o un po' differente? No, era troppo diversa perché a California era la scappata. Eravamo una fuga di 6 corridori. E alla fine, quando io ho fatto l'attacco, era con 3. Ma qua era tutto il pelotone. Allora, no, c'était un peu différent parce que dans le Tour de Californie, c'était une échappée de 6 coureurs. Et quand il s'est aperçu que les favoris arrivaient de derrière, il a attaqué, et ici, c'était dans ce groupe principal. Dopo questo 200 km oggi, in grande velocità, come hai trovato la forza per attaccare? Alors, dans cette étape, après 200 km qui était parcouru très très vite, comment est-ce que tu as trouvé la force pour attaquer? Per i colombiani quando la corsa è così calda è meglio, perché è più di resistenza, no? Quando la corsa è un poco più fredda è più difficile perché bisogna più potenza. E oggi è stata una corsa veramente veloce tutto il giorno, perché la scappata è andata fortissimo, lui ha lavorato sempre Omega, Francis Gie, Lampre, e tutto il giorno era battuta. Alla fine questa è una salita che va veramente per me, mi piace, non è dura dura né immediata, è un po' ondulato come per me, e penso che oggi è stato importante il caldo, che è un bene, va bene per me fare un bene, no? Alors, avec la grande vitesse de l'étape, il n'a pas perdu des plumes, mais ce qui était dans sa faveur, c'était la chaleur, ça lui convient très bien. Et en plus, la montée, il n'était pas raide, il n'était pas plein, mais il y avait de tous un peu, et ça lui convenait très très bien. Tu sei nella squadra per il Giro di Francia? Nella selezione? No? Perché? Perché non ho fatto una corsa di 3 settimane, è la prima corsa che voglio fare la Vuelta quest'anno. Il Tour già c'è tutti i corridori per il Tour. Allora, il n'est pas dans la sélection de son équipe pour le Tour de France, ma il disputerà sa première course de 3 semaines, o l'automne, ça sera la Vuelta. Questa vittoria oggi, che cosa significa per te? Questa è... è la più importante, no? Perché è la prima... Il Giro di California è anche importante. Sì, ma questo è il World Tour. Lo sai, no? E tutti sono già listi per fare il Tour de France. È importante per me. E soprattutto è importante dopo quello che ho fatto l'anno scorso. Sì, non lo sai, penso che qualcuno, i giornalisti lo sai. L'anno scorso è stato veramente difficile per me, non ho fatto... corse, ho fatto 4 giorni di corsa. Perché? Perché ho fatto un incidente a febbraio. E è stato fermo, mi ha fatto una cirurgia e per cominciare quest'anno ho fatto tanta fatica all'inizio, ma adesso vittoria come California, come questa, che ringrazio, no? E va bene perché tutto lo sforzo che hai fatto per la cirurgia, per allenarti, per trovare una squadra, per tutto,
L'incidente è stato all'alimento stradale? No, è stata una corsa nelle guelle. Alors, il vient de très bas parce que l'année passée, il a subi un accident dans le trophée de la Veglia que lui mettait en dehors des courses. L'année passée, il disputait seulement 4 courses, 4 jours de course, je m'excuse. Et ça lui coûtait beaucoup de temps pour retrouver un niveau pour être compétitif. Mais il a aussi dit que cette victoire aujourd'hui, c'est plus important pour lui que l'étape du Tour de Californie parce que c'est une course, le Tour de Suisse du World Tour. Ça a plus d'importance. Et en plus, il y a beaucoup de coureurs qui vont au Tour de France, alors c'est une toute autre chose pour lui. Eure Fragen.